Avevamo lasciato Bach a Köthen in un periodo tutto sommato molto felice, segnato da un incarico lavorativo piacevole e prestigioso. Dal punto di vista della vita privata, invece, le cose non andarono in maniera altrettanto tranquilla. La morte prematura di Maria Barbara, sua moglie, condusse Bach al suo secondo matrimonio, stavolta con Anna Magdalena Wilke. Da Maria Barbara Bach aveva già avuto 7 figli, di cui solo 4 sopravvissuti alla primissima infanzia. Tra di essi vi era Carl Philipp Emanuel, destinato a diventare una presenza di primo piano nel panorama musicale europeo. Da Anna Magdalena, invece, al patriarca Bach giunsero ben 13 figli, molti dei quali deceduti però prematuramente. È curioso che, nonostante tale situazione, della vita familiare di Bach si sappia ben poco. Fatto sta che oggi è difficile raccogliere informazioni dettagliate sulla sua quotidianità, sull'ambiente entro cui si muoveva, sulle sue condizioni di lavoro e sulle sue attività private. Pochissimi sono gli scritti personali e le lettere conservati. Capiamo però che dovette essere un padre e un marito affettuoso, essendo arrivato a scrivere musica dedicata al diletto e alla formazione dei suoi figli e della seconda moglie, di 17 anni più giovane di lui. Del resto, negli incarichi professionali di Bach era spesso compreso l'insegnamento ai più giovani. Molte opere didattiche del compositore mantengono ancora oggi intatta la loro efficacia educativa, come le due raccolte tastieristiche, dette il clavicembalo ben temperato. Prima di procedere oltre, ritorniamo a osservare la mappa della vita di Bach. Gli spostamenti non erano finiti. Sarebbe stata la volta di Lipsia, presso la Thomasschule. Bach si rese conto di non aver fatto una scelta saggia. Nel dirigersi in questo centro, tutto sommato piccolo, fu l'inizio di un lungo isolamento, iniziato nel 1722 e proseguito sino alla sua morte. Lontano dall'avanguardia della musica europea e costretto in molte mansioni che a volte lo distoglievano dalla composizione. Per esempio, dovette pagare di tasca propria un supplente per le lezioni di latino che altrimenti avrebbe avuto l'obbligo di impartire lui ai suoi allievi. Bach, negli ultimi anni della sua vita, cominciò ad essere relativamente dimenticato. Del resto, era visto come rappresentante di una generazione ormai antiquata, dedita a studi musicali sin troppo cervellotici. La nuova moda europea era ora quella leggiadra e un po' frivola dello stile galante e rococò, di cui, per ironia, furono maestri proprio alcuni tra i figli di Bach, tra cui Carl Philipp Emanuel e Johann Christian, a tal punto che la loro fama avrebbe lentamente sopravanzato quella dell'illustre genitore. Bach non era affatto un retrogrado, e anzi, nel suo forzoso isolamento, ebbe modo di spingere ancora più in alto la sua maestria teorica, portando la polifonia a nuovi, inarrivabili livelli. Si preoccupava sempre meno del fatto che le sue musiche potessero venire eseguite. Del resto, in tutta la sua esistenza, solo una composizione, la cantata Gott ist mein König, non venne stampata a sue spese. Forse, proprio dalla latente frustrazione covata a Lipsia, Bach poté trovare la motivazione per portare a termine i suoi ultimi, avanzatissimi capolavori. Da una commissione del mecenate Kaiserling di Dresda, che per via dell'insonnia si faceva intrattenere di notte dal clavicembalista Goldberg, venne il pretesto di quel caposaldo della letteratura per tastiera che sono le variazioni Goldberg nel 1742. Nel 1747 Bach è ricevuto a Potsdam dall'imperatore Federico II, a sua volta buon musicista. Da questi riceve un soggetto di fuga che Bach celebra virtuosisticamente nella raccolta detta Offerta musicale. E infine nel 47 al 1749 fu la volta dell'arte della fuga, un monumento polifonico incompiuto. Si interrompe infatti quando le note musicali enunciano il nome di Bach, scritto probabilmente più per pura ricerca intellettuale che per scopi pratici. Il compositore non ha nemmeno indicato quali strumenti dovrebbero partecipare all'eventuale esecuzione di quella musica. Poi arrivò il buio. Nel 1750 Bach soffrì di un peggioramento drastico della vista. Era sempre stato miope, ma non aveva mai sofferto di problemi più gravi, né a livello degli occhi, né di alcun altro genere. Questo improvviso, inspiegabile peggioramento rese necessario ricorrere a delle contromisure. Bach si rivolse a un chirurgo inglese, un certo Taylor, per un'operazione al cristallino. L'intervento non andò bene, probabilmente per incompetenza del medico. Bach divenne cieco. Forse per via della cattiva sterilizzazione degli strumenti chirurgici, sviluppò anche un'infezione batterica.
fece in tempo a recuperare la vista il 18 luglio 1750, forse per uno spontaneo abbassamento del cristallino, spostato dall'operazione maldestra di Taylor, ma poco dopo venne colpito da un ictus e morì il 28 luglio di quell'anno. Da quel punto in poi cominciò l'oblio.